punto che abbiamo elencato poco fa, cioè parliamo di Fidelity e BACT, che hanno registrato nuovi record, quindi come dire, agli istituzionali poi si miscelano i due temi, no? Non a caso Federico lo accennava, piace sempre di più il Bitcoin, volumi record quindi Marco. A me, sinceramente, l'altro giorno ha letteralmente emozionato andare a vedere sul profilo Twitter ufficiale di Fidelity Digital Asset, che è la società che è stata creata da Fidelity, posseduta da Fidelity, per investire in criptovalute, vedere la condivisione di un articolo tecnico che parlava di Bitcoin come riserva di valore, come oro digitale, proprio per la sua natura deflattiva e per la sua scarsità. Vederlo condiviso da Fidelity con un commento, c'erano quelli di Fidelity che commentavano: noi oggi stiamo studiando questo, a me ha fatto davvero impressione, perché oltretutto sapete, no, che si è sempre detto che Bitcoin è contro le banche, contro la finanza tradizionale, e invece adesso vediamo che si sta insinuando, che sta interessando e che iniziano a comprenderlo. Cioè, a mio parere, una delle cose più importanti in realtà è stata durante il 2019 una sorta di cambio di atteggiamento. Cioè, io me lo ricordo chiaramente nel 2018, ma ancora di più nel 2017, gli istituzionali, ma prendiamo proprio come esempio Fidelity, quelli come Fidelity, grandi fondi, eccetera, vedevano le criptovalute come asset speculativi, punto e basta. Non avevano mai approfondito la conoscenza tecnica di che cosa c'era sotto. Adesso stanno studiando quello che c'è sotto, che cosa significa, come funziona, e stanno capendo che non sono solo asset istituzionali, soprattutto Bitcoin, ok? Ma sono tecnologie innovative. Addirittura l'altro giorno abbiamo postato, sempre su Cryptonomist, anche un'analisi di Fortune che era basata proprio sulla tecnologia su cui si basa Bitcoin. Quindi la finanza istituzionale, a mio parere, si sta interessando a Bitcoin per quello che è, non all'asset speculativo, non a BTC, non al token che al prezzo che va su e che va giù. E questo, secondo me, è estremamente interessante. Oltretutto, Fidelity pare anche che stia comprando un exchange crypto. Cioè, io, passatemi il termine, Sì. secondo me sono infognatissimi con Bitcoin oramai. Non c'è niente da fare, sono caduti in questa trappola in cui siamo, diciamo così, siamo caduti in tanti. Nel senso, nel momento in cui si approfondisce la conoscenza della tecnologia, che cos'è Bitcoin, perché è stato creato, come funziona, quali sono i suoi obiettivi, è davvero molto difficile non apprezzarlo, anche perché ricordatevelo, non è che è stato creato da qualcuno che ci ha fatto i soldi, ma è stata creata da una community che lo ha rilasciato e regalato all'umanità. Chiunque volendo può minare Bitcoin, certo servono un sacco di soldi perché bisogna comprare un sacco di attrezzatura, ma di fatto chiunque lo può fare liberamente, chiunque può avere un wallet, quindi è molto diverso. Dall'altro lato, abbiamo anche, ad esempio, BACT, ma anche, come diceva prima, Federico, il CME, cioè i future alla borsa di Chicago su Bitcoin, che stanno facendo registrare dei volumi molto elevati perché probabilmente vengono utilizzati da investitori professionali, istituzionali, per, insomma, adesso io non sono un esperto di questo tipo di operazioni, ma per poter operare in questi mercati in modo regolamentato. Non dimentichiamoci che i future di BACT vengono scambiati alla borsa di New York, cioè a Wall Street, quindi è tutta Sì. roba fare esattamente come si può, ne so, scambiare il titolo di Apple, tanto per citare uno, magari Apple al Nasdaq, ma questa è un'altra questione. Quindi quello che vi voglio dire è che quello che stiamo assistendo, o abbiamo già assistito, è proprio un cambio di approccio. La finanza tradizionale ha smesso di considerare le criptovalute, in particolare Bitcoin, come solamente un asset speculativo. Secondo me è un cambio epocale.